abbiate timore, e tu ritorni a pedale, prego. Che carino. Benvenuti alla mostra di Harry Potter. Tra pochi istanti, attraversando proprio quelle porte dietro di voi, vivrete un'esperienza unica e speciale. Vedrete parti della scenografia, alcuni dei costumi dei vostri personaggi preferiti direttamente dal set del film. E spero vi divertiate a osservare la cura e l'attenzione ai dettagli che sono serviti per creare questi artefatti. Ma prima di proseguire la vostra avventura, il cappello parlante ha qualcosa da dirvi, e in particolar modo a te. Che belli i quadri! Vestiti indossati da Ron, l'uniforme e il vestito di Harry Potter, l'uovo d'oro. La bacchetta, e questo è il vestito di Harry Potter. Indossata dal professor Piton nel corso di un film di Harry Potter. Scarpe. Questa è la zona pozioni.
e gli oggetti del principe mezzo sangue. Abbiamo il famoso libro con gli appunti del principe mezzo sangue. Questa è la bacchetta di Piton e di Lumacorno. Professoressa Umbridge. Professoressa. Non ci credo, I must not tell you. Col sangue, scritto col sangue questo. Banco del castigo. Sento urlare qualcosa. La divinazione. Professoressa Kuman. Questa è quella che fa le divinazioni. Professor Lupin, l'armadio del molliccio. Questo è il famoso pupazzo a molla che rappresentava la paura. Questo invece è il vestito di Alastair Moody. Quello che se la tirava un sacco. E questi sono i famosi folletti della Cornovaglia. Non sono ancora quelli che fanno caos, eh. Adesso ci andiamo. Questi sono i Cornish Pischi. E qui vabbè, le foto del film. Ci stiamo avvicinando. Professoressa Sprite. Le mandragole sono proprio quelle che fanno tanto caos. Adesso andiamo a vedere. Erbologia. Funzionano sul serio, eh? Ancora, ancora, guardami. Oh mio Dio! Qui entriamo nella zona Quidditch. Thank you.
nazionale bulgara, Cedric Ron Weasley e Harry. Questi due sono Ron Weasley e Harry Potter. Questo è il gioco del Quidditch, di fare la porta. Ed ecco che Elisa prova. Bravissima, centrato. Quasi. Le scope! Piero Becco. Piero Becco. I vestiti del film. Lo spaventapasseri. Hagrid. Speriamo che non ci siano ragni in giro. Campana di Hagrid. Mamma mia, quanto è alto! C'è un bestione, altissimo. Mamma mia. Mamma mia. E dentro mostra dei maestri. No, non è vero. Non è la sua bacchetta. È nero. Hagrid. Mamma mia. Questo è il famoso drago spinato. E là il mega ragno, non sapevo io, finiamo da me. La cromantula. E qui abbiamo il cucciolo di terra astral. Non me lo ricordo. Questa è Cosetta Corvonera, famoso diadema. La coppa. Questi sono tutti praticamente gli oggetti che il Potter doveva distruggere. Ma che bello! Questi sono gli oggetti che doveva distruggere. C'era il libro, questo che non me lo ricordo più, la coppa, il ciondolo e il diadema. Cos'è che li fotografa così ce li ricordiamo? Sta
stanza dell'angelo della morte. Oh mamma mia, questo è alto, altissimo. Questi sono quelli che volavano, non sono loro? Sì. Ah no, sono le varie maschere di Voldemort, le varie maschere indossate. Sai quando si riprende? Queste sono le bacchette delle streghe, quelle cattive. Narcissa, Malfoy e Bellatrix, e Draco Malfoy e Lord Voldemort, tutti cattivi praticamente. E qui ci sono i loro vestiti. Bellatrix, mangia morte. Bello. Il muro delle regole. Non me lo ricordo. Questi sono tutti gli stemmi delle casate. Luna, Lockwood. Sono i vestiti usati al ballo. Le scarpine. Carine. Oh, allora, qui abbiamo la famosa coppa. Quella che veniva usata per i biglietti. Ma che bella anche la penna, scrivere la scritta. Scritta. E il calice di fuoco. Sono inglese. Sono americano. Qui. E l'Hollypop non poteva stare in mezzo alle caramelle, dolcetti. Guardate, la rana di cioccolata. Gli scherzetti, le caramelle che ne sanno di tutto tranne che del sapore giusto. Ancora bacchettine, e queste sono tutte le bacchette degli altri personaggi. E pasticche vomitose. Questi sono i vestiti usati alla festa, al party, quello di fine anno. Questo è quello di Hermione. Il ballo del ceppo. Ron Weasley indossava questa cosa obbrobriosa. Sì. E qui abbiamo quello della... di Cedric, bellissimi. Questa era la ragazza che ha ballato con Harry Potter, che non mi ricordo più, non mi viene il nome in questo momento, del Corvo Nero. Comunque belli. Qui invece c'è lo scrigno del calice di fuoco. Guarda cosa c'è. Questi sono i vestiti indossati, uno da Cedric e Victoria Krum. Sono i partecipanti al
alla gara del calice. Questo è l'abito del barone sanguinario. Questo è l'abito di Sirius Black. Nymphadora Tonks. Qui abbiamo tutti i grifini però. Albus Silente. Il mantello dell'invisibilità. Quella, c'era anche la bacchetta di Sambuco. Questa invece è la professoressa Megranite. Eccola qua. La Megranite. Dobby. E questa è Fanny. Qui abbiamo i vestiti di Fred e George Weasley con le loro scope. E la spada di Grifondoro. Adesso andiamo qua. E abbiamo altri vestiti di Harry Potter, sempre dei varie puntate. Siamo rovinati. Ecco il negozio. Con tutti, ci sono anche, c'è anche i libri. Le penne. Oh, che meraviglia. I ciondoli. Non ho visto dentro la gufetta di Harry. Ah, vero. Forse perché hanno usato sempre magari qualcosa di, cioè non di finto, di immobile. Ah, quelle, le sciarpe e le cravatte, che belle queste qui. Boccini, zaini, è proprio qua, c'è cioè, la grande. La mappa! Bellissima! Anche c'è anche addirittura il mantello per vestirsi a carnevale. Le tazze. Queste le troviamo anche da Primor. Le bacchette, ecco qui sono tutte le bacchette. Tutte bacchette sono. I vestiti. Che bello. Accidenti, quante. Due giorni dopo. No, che bello. Maglie, magliette. Dolcetti, zona mia questa. Questo 12 euro.